Anzi, il Befano mi ha fatto pure lo scherzo stamattina, non mi ha fatto trovare niente. Stavo già meditando una vendetta. E poi sono andata a letto e mi aveva messo il pacchetto nel letto. La Befana. È proprio una Befana. È proprio una Befana spratica, come si dice qui da noi, perché io sono andata sotto l'albero stamattina, anzi mi sono svegliata stanotte prima, verso le 2:30, sono andata a vedere e già ho visto che non c'è niente. È già tutta la notte. Poi stamattina ho detto, vabbè, sarà nascosto, io non l'ho visto. Sono andata di nuovo stamattina a guardare nell'albero, guardavo tra i rami. Anche perché ho lasciato l'albero solo per questo motivo, per la Befana. E niente, non ho visto il pacchetto. Non ho visto niente. Non ho visto la calza. Non l'ho messa la calza perché io credevo che comunque la portasse la Befana. Però poi sono tornata a letto e ho dormito. Ho detto sicuramente la metterò da qualche altra parte. Niente, stamattina mi sono svegliata e non c'era niente. Nini, e mi è partito pure brocca. Quindi abbiamo fatto colazione. Meditando Meditando la le vendetta. vendette. È possibile. Le vendette, che cos'è qua? È possibile. Salvata in extremis questa Befana. Vabbè, comunque, bellissimo, è un charm della linea Pandora Mi, bellissimissimo proprio. Adesso lo vado a mettere il bracciale. Buongiorno, buongiorno anche dal treno che sfreccia sui binari. Siamo venuti a farci una camminatina perché sentivo proprio l'esigenza. Mi sento proprio. Sento la necessità di sgranchirmi le gambe, di, insomma, di alleggerirmi, di camminare un po', ovviamente nei limiti in cui riesco a farlo. E siamo venuti a farci una camminata sul lungomare. Quando c'è Francesco ne approfitto sempre perché altrimenti, ecco, altrimenti mi viene un po' difficile, lo devo fare sul tapis roulant, anche se come obiettivo, uno degli obiettivi principali del mio 2022. Sempre a Dio piacendo, perché altrimenti non si può fare niente mai, è quello di cominciare a guidare senza paura, superare questo limite, perché comunque sono molto molto bloccata, ma devo assolutamente farlo. Quindi piano piano, anche per piccoli tratti, devo cominciare a prendere la macchina. Quindi abbiamo lasciato l'albero spento, appena torniamo a casa lo togliamo, lo tiriamo via. Quindi smontiamo il Natale oggi, obiettivo smontare il Natale e poi se è aperto un negozietto devo andare a prendere il pigiama perché come vi dicevo nello scorso vlog ho bisogno di un pigiama, ne ho uno in pile, quello che avevo stamattina ma non lo sopporto, è troppo caldo, quest'anno sta facendo un caldo assurdo qui in Calabria. Non si può dire che faccia freddo, quindi anche la notte fa molto caldo e io col pigiamone non lo sopporto proprio. Quindi devo andare a comprarlo. Francesco fa resistenza, non so perché, ecco, mi ha fatto girare. Vi faccio vedere il mare perché so che lo volete vedere. Basta, continuiamo la nostra camminata e ci vediamo dopo. È ora di salutare l'albero. Grazie per averci allietato le giornate e averci dato un po' di magia in questi giorni difficili, sempre più difficili, soprattutto quest'anno. Ciao ciao alberello, ciao. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. It made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know.
Quanto sei felice in questo momento? Al massimo! 2 hours later. Oh, ragazze, è il momento, è arrivato il momento, i like sono stati raggiunti, ampiamente superati, vi dirò, e quindi sigla nella sigla! Devi preparare prima gli ingredienti? Sì, perché preparo tutte le cose. Ok. Il vino deve fare un frigo. Sta preparando il suo piano di lavoro. Io ovviamente non dirò niente. Dovrei fare tutto. Io questa parte, faccio per te. Comunque lui adesso si prepara gli ingredienti e poi facciamo questa ricettina. E parlerà lui. Io non farò niente, ovviamente. E non lo aiuterò e non gli dirò niente. Deve fare tutto lui. E te, se te. Vuole mettere 2 cipolle, 2 intere. Non so che cosa vuole fare, io ho fame. Allora Francesco, io ho fame. Quindi non puoi mettere 2 cipolle. Di comune. Tra l'altro vi vorrei dire che è la prima volta che lui cucina. No, ci vogliono 2 cipolle ci vogliono. Non puoi mettere 2 cipolle per un sughetto col tonno. Allora, intanto andiamo per gradi. Che tipo di ricetta fare? Che ricetta ci farai? Che cosa ci proponi, chef? La pasta. Pasta al limone. Tonno, limone e cipolla. Veloce, semplice. Ok. Ingrediente 2 cipolle, però devo mettere una perché il succo di uno o 2 limoni. E il tonno usiamo una. Ma tu dove hai visto questa ricetta, fra? L'hai inventata tu soprattutto? L'hai inventata tu? Che stai dicendo? Questa è una ricetta famosa. Non l'ho inventata io, comunque. I segreti non si rivelano. Non si rivelano. Non si rivelano. Va bene. Cuciniamo? No. Sì. No? Sì. Beh, il sugo poi si può fare, dove? Il sugo possiamo fare, quindi ci siamo. Una Allora, ci serve una padellina per ammorbidire la cipolla. Io ripeto quello che dice lui. Si taglia la cipolla. Mare. Il mare. Non mi distrarre, per favore, sto facendo io. Carlo, mi puoi fare con 2 cipolle perché... No, 2 cipolle, io già sono. Perché questo poi diventa piccolissimo. Niente, si fa la cipolla. Grida perché la gente non può sentire. Se no, dai. Niente, si fa la cipolla così. Si taglia la cipolla. E si mette nella padella. Si taglia la cipolla e si mette nella padella. Grida perché non ti sento. Ok. Si mette la cipolla nella padella, poi. Che pochissima tra l'altro cipolla. Va più che bene perché siamo in 2. Padella, si il fuoco, un goccio d'olio, un gocciolino. Si copre, piccolo, quello grande. Sarà il nostro video. Ma siamo fermi. No, ci sono anche altri coperchi. Quando li ho comprati questi coperchi dell'IKEA hai detto che non facevano schifo. Dove vai? Dimostra che non cucina mai. Coperchi. Fuoco, 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 acqua. Ok. Ok. Si copre, si accende e si lascia 10-15 minuti. Ok. Il tempo di ammorbidire la cipolla. Va bene. Alexa, metti timer 15 minuti. No, che mi riprendi? Ah, dai, fammi lavorare. Anche si prende. Asperagumi. Metto questo. Si taglia il limone. Si taglia un limone. Si vede. Limone
Cosa si deve vedere, scusa? Se è un limone amaro o dolce. Noi abbiamo il limone dolce. Amaro. Mi raccomando, provate i limoni prima di spremerli. Quindi si spreme un limone. Bene bene il limone a questo punto, okay. Mi raccomando. Ok. Sì, il limone non c'è. Oggi si apre il tonno. Apre il tonno. Si butta l'olio in più. Andiamo. Già si sente il profumo. Vai, saltala, saltala. Senza coperchio. Allora non esageriamo. Questo è l'ingrediente. Ecco qua, semplice, veloce e buonissimo. E 20.000 like per farò il dolce. Allora? Si procede, si attende, l'attesa. Non è che hai tagliato un po' troppo grossa la cipolla? No, a me piace così. Tu lo sai che quando si cucina si deve pensare anche agli altri che mangiano? Non è che puoi fare il dittatore, a me piace così, quindi io la faccio grossa e me la mangio. Ma tu non mi hai detto niente di me. Ti va bene perché la cipolla mi piace. Però se ci sono dei commensali, una deve cercare di trovare un compromesso. Comunque, abbiamo messo questa cipolla, sento un po' di odore di bruciata, quindi... Non è bruciata. Dai, non è bruciata. A questo punto mettiamo il tonno. Alexa, stop. Ok. Di sopra li mettiamo il succo. Scusa, il sale, pepe, niente, peperoncino, niente. Sì, poi noi facciamo perché tu non puoi mangiare col sale. Quindi? Lo aggiungiamo, che facciamo? Un pochino sì, ci va. Lo metto io meglio. Ecco, metterlo tu. E se vuoi il pepe. Il pepe lo mettiamo? Certo. Mettiamo un po' sale, mettiamo un po'. Metti tu quanto vuoi. Basta, basta! Ok. Si dà una mescolata. Si dà? Una mescolata. E questo è il sugo? Sì, sì. Ok. In formato di pasta cosa ci consigli? La pasta è a scelta. Mettiamo pennetti. No, mettiamo pennoni. Pennoni? Devo fare un aggiunto. Allora, devo aggiungere perché Carmen mi ha messo sta cosa. Quando si è finito, si spegne il fuoco. Perché va bene così. Allora, vi traduco. Lui ha spento il fuoco dopo aver messo il limone, quindi non ho fatto nemmeno consumare un po' il limone, non lo so. Quindi praticamente il limone è crudo. E il succo di limone. Aiutatemi. Allora, vediamo se è cotta. Alexa, stop. Vai. La devi saltare in padella? È un po'. Un minutino. Allora la puoi togliere. Ok. Togliamo la padella. Il mesto non è per niente adatto. No, ma io mi trovo bene. In quello? Sì, sì. Ok. Separare il tutto. Ma va a formaggio in questa pasta? Sul pesce non va a formaggio. Poi tu che lo metti è a discrezione del palato. Ok. Il piatto si presenta così. Allora, assaggiamo. Ah,
non è male. Non è male, dai, non è male. Mangiala tu, vediamo. Cioè, non è buona sta pasta? Mm. Si può mangiare. Come si può mangiare? Mm. Cioè, comunque fatela e fateci sapere se vi piace o meno. Mm. Perché, un altro messaggio. Com'è? Per me è buonissima, io sto pazzo per questa pasta. Mm. Sì. È buona, dai. Buona. Rifate la pasta del Grinch e fateci sapere se la farete. Se gli metti il formaggio mi sembra che l'ammazzi, però. Mm. Fai come vuoi. Metto un goccio di vino per questo. Dai, dici la verità. No, non è male. Pensavo peggio. Salute ragazze. Grazie a tutti, lo so. E meno male che non ti piaceva. Avevo fame. Ha messo troppo cipolla. Una scarpetta. Cipolla ovunque. Fatela solo se non avete appuntamenti importanti. Buongiorno, buongiorno ragazze, sono le 10 del giorno dopo, le 10 di mattina, io ho appena finito di pulire casa, mi resta solo da sistemare la zona della cucina e adesso andrò a farla. Mi sono messa qua un attimo perché volevo chiudere questo vlog, quindi farvi i saluti finali e chiudere il vlog. Vi mostro anche il pigiama che ho preso, così ve lo mostro qui all'interno di questo video, in modo tale che poi nel caso in cui voi siate interessate o comunque vi chiediate dove io l'abbia preso, sappiate dove l'ho preso, appunto, perché a volte capita che magari indosso delle cose nei video e mi scrivete o qui o su Instagram dove ho preso i capi che indosso, e accade molto spesso anche per i pigiami, devo dire, quindi ve lo dico qui e ve lo faccio subito vedere. Allora, ho preso un pigiamino così, fatto così, è un pochino più pesante del cotone, quindi un caldo cotone forse. L'ho appena ritirato perché l'ho lavato ieri e quindi profuma buonissimo, e l'ho preso perché mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta la fantasia, è nero come vedete, tutto cuoricioso con dei cuoricini. Ho preso una taglia S perché mi sembrava fosse abbastanza grande come vestibilità, e poi sopra è fatto così, ecco il pezzo sopra è fatto così a camicia, a me piacciono tanto i pigiami a camicia. Quindi l'ho voluto prendere. Questo qua l'ho preso dalla mia cinesina di fiducia, è un prodotto made in Italy, ovviamente non vi posso dire il brand perché comunque l'ho preso lì, è fatto molto molto bene, belle le cuciture, non c'è alcun difetto, molto molto bello, molto molto bello. Io in questo negozio di cinesi vado sempre da anni, chi mi segue da sempre lo sa, e trovo delle cose molto 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 carine, ci sto attenta ovviamente, non è che prendo tutto quello che capita, ci sto attenta e trovo delle cose davvero molto carine. Questo pigiama penso sia uno degli affari che ho fatto, perché l'ho pagato 15 euro, e sinceramente un pigiama così a 15 euro è difficile da trovare. Poi ho preso anche un'altra cosa, su consiglio di Francesco, ho preso un caricabatterie wireless. Siccome adesso i caricabatterie sono da acquistare a parte rispetto al cellulare, ne avevo acquistato solo uno ovviamente quando ho comprato il nuovo telefono, ma nel caso in cui poi io mi trovi in giro o comunque magari vado a casa di mia sorella, avrei dovuto comprarne un altro, e quindi ho preso questo qui wireless da lasciare qui in casa, e magari quello da ricarica con il cavetto USB lo porto in borsa. Eccolo qua, vedete, io l'ho collegato qui al computer, il telefono praticamente si appoggia qui, così, vedete, tutto così, si appoggia qui su e si ricarica.
Tra l'altro stamattina ho sistemato, abbiamo tolto l'albero, vedete, finalmente ho risistemato tutto, ho pulito, igienizzato. Vi dico la verità, avevo proprio bisogno di riprendere la vita normale, va benissimo così. Oggi tra l'altro in Calabria c'è un tempo un po' uggioso, però io dovevo pulire, ho pulito ben bene, sia qui che nella stanza da letto. Adesso mi toccherà fare, appunto, vi dicevo prima, la cucina, che è l'unica cosa che mi rimane, e domani farò il bagno, non oggi, perché distribuisco le forze. Distribuisco le forze a seconda appunto di dove è più necessario, quindi il bagno lo lascerò per ultimo e lo farò domani, lo pulirò domani. Bene, dopo avervi aggiornato sulle mie tabelle di marcia, so che altrimenti non ci dormite la notte se non sapete come io organizzo le mie pulizie, ragazze, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio, spero che questo video vi abbia fatto compagnia, vi abbia fatto sorridere un po', mi raccomando, pollici in su, mi raccomando, mi raccomando. Fatemi sentire la vostra presenza. Io vi mando ancora un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, vi amo. Ciao, 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 ciao.